Beh, vabbè, va. Beh. A grande? Piace casa, tutto a posto? Tutto a posto. Grappino, hai preso? L'ho già preso. È freno, grappino. Ma sì, che ce ne frega, bondiamo. Ti vedo allegro, arzillo. Allegro, io sono la Pasqua in persona. Oh, ma... Sì, e come mai stai così? Che cosa... Quando uno scopre che la moglie è innamorata a persa del proprio marito... Queste sono le soddisfazioni. Tua moglie innamorata persa di te? Per forza. Ah sì? Ho avuto le testimonianze, proprio la verità pura. Ah, cioè tua moglie è innamorata di te e tu sei convinto di questo? Certo. Allora, io sto sempre fuori di casa. Il mio lavoro mi porta a stare fuori di casa. Io lo so che stai sempre fuori di casa. Io ho avuto la testimonianza proprio mo. Sono stato 3 giorni a casa che avevo l'influenza. Ho avuto la prova che mia moglie è innamorata persa di me. Tu sei stato a casa 3 giorni con l'influenza? Tu sei stato capace di stare 3 giorni a casa? Costretto. È vero. E lì ho avuto la prova. La prova che mia moglie mi ama. Tu hai avuto la prova che tua moglie ti ama? Sì. E come l'hai avuto? Tu pensa un po'. Appena arrivava qualcuno, non so, arrivava il vicino, o il salumiere, oppure il lattaio, oppure che ti devo dire qualche rappresentante, lei si affacciava al balcone, prima ancora che quelli salivano, sì. Diceva, ehi, che mio marito è a casa, capisci? Capisci? Lei prima ancora si avvicina proprio, ehi, che mio marito è a casa. Ma che avevo pure l'idraulico. Sì, pulito, sì. E gli ha detto, vedi che? Sì, che il mio marito è a casa. Vedi quando c'è l'amore. L'amore.